Buongiorno a tutti, sono sempre ritrovato, sono 78, benvenuti su Puntata del Mulo. Allora, prima di cominciare questo video volevo consigliarvi di iscrivervi al canale WePlanet che trovate nella descrizione. Per questo vi ringrazio anche per avermi votato il concorso di bellezza che è stato promulgato appunto da WePlanet. Ma detto questo, che penso che sia la cosa più importante di questo video, partiamo subito con la recensione. Sigla! Oh, ma partiamo subito con questo film, questa recensione su Roma per la regia, o meglio, nell'anno 2015, anno Domini, per la regia di Pippo Ingurgiti, Peli di Piombo. Un film pesante, un film che ha reciso proprio il contatto con la regia tradizionale, perché vuole portare il movie making ad un livello nuovo. Ricordiamo, questo film è un film muto che però io vi consiglio di vedere in lingua originale, perché soprattutto coi sottotitoli, perché a mio parere merita veramente tanto. E per quest'altro motivo vi ricordo, la sala per eccellenza per vedere questo film è la sala Gregorianum all'oratorio di Via Lazzaretto, che trovate ovviamente il link nella descrizione, in modo tale che voi possiate andare direttamente a vedere il film in questa sala. Ma io vorrei soffermarmi sul concetto, perché vedete, il film appunto si intitola Peli di Piombo, perché proprio la pesantezza di questo film è un film che ruota intorno al concetto di pelo, non è una cosa che proprio si vede tutti i giorni. Quindi io vi consiglio di soffermarvi su questo punto: i protagonisti Trippo Tripoli e Gina Spatafiocchi hanno proprio nella sua, nella loro, diciamo, consuetudine come attori, la possibilità di esprimersi ulteriormente e quindi di vedere questo film in un'ottica tipo Rotondo in Destra con il Vigile. Ma la frase, insomma, che poi introduce questo film è la frase del protagonista, quando comincia e dice: tu non hai capito niente, però fare quello che volete. Ma in questo concetto, insomma, di base di questo film, che vuole, per la regia, ricordiamolo, di Ciccio Fischioni, ha un costrutto, diciamo, che ricorda un pochino le atmosfere dei primi del Novecento, però negli anni 2000, quindi fondamentalmente si capisce un cazzo. Però detto questo, e il microfono proprio anche adesso, perché lo vedete che parte, no? Capito che lo vedi, ma in realtà non c'è. Questa è un po' la metafora di questo film, perché quello che è il fulcro di questo film deve essere per voi la proprio la ho anche gli occhiali che mi cadono, il capello che è un po' così, perché voi non capite il concetto del pelo, il pelo di piombo. Ricordiamo, questo film, un film incentrato sulla figura del benzinaio, benzinaio che negli anni 90 appunto si batte per questa diatriba, insomma, sul piombo e sul senza piombo. Questo è un film interessante che ovviamente può portare anche una riflessione. Ricordiamo le grandi messe della domenica, dove hanno parlato ovviamente di questo film, ma dopo tutto questo, poi comunque alla fine non si raggiungeva significato ultimo di questa cosa. Quindi vi consiglio di andarlo a vedere sul canale di Pippo Sfrizzoli, che trovate ovviamente nella descrizione, insieme a tutta una serie di link dove potete acquistare le magliette del modello numero 5, che poi anche, ricordiamolo, è anche un profumo, ma questa è un'altra cosa. Magari lo vedremo in un altro movie, oppure in un chat, dico, pure un'altra puntata, insomma, non ho capito, invece, ecco. Quindi, detto fondamentalmente questo, il vero problema poi che si inserisce all'interno di questo film, che è una merda pazzesca, non si può vedere, io mi strappo i capelli su questo film, voi non capite l'utilità di che poi interviene come i caloriferi, è una cosa che è proprio una spruzzata di merda dentro un lago che cade con la cascata, che non si vede più. E poi quindi il succo di questa cosa è che Teomondo Scrofali non ha capito l'insurgenza, perché infatti anche il film, tra l'altro, ricordiamo, la grande conturbanza che c'è tra i due film di Insurgent e Divergent e un altro che non mi ricordo. Ora vi chiedo scusa, ho dovuto tagliare perché la videocamera fa questo effetto che un po' mi taglia il filmato a metà e mi dice i coglioni. Allora ripartiamo con il progetto.
il protagonista principale, ricordiamolo, si chiama Glabro, è un protagonista che fondamentalmente non ha senso di esistere, perché in un mondo di pelosi lui è Glabro e non riesce a farsi una ragione di questa cosa, e quindi cerca insomma la sua vendetta cercando di sterminare tutte le persone pelose del pianeta, con il rischio poi di rimanere da solo. Ovviamente la protagonista si incazza perché a lei gli piacciono i peli, lui cerca insomma di conquistare questa ragazza, dopodiché interviene Paolo Ruffini che gli dice: no dai, facciamo un altro film copiato da un altro film e ci mettiamo dentro gli youtuber. Ma questa è un'altra cosa. Comunque, nonostante tutto, questo è un film che vi consiglio di vedere e spero di non avervi annoiato, e il link per tutto quanto lo trovate nella descrizione, e noi ovviamente ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti. Oh ragazzi, buona trollata del primo aprile 2015. Io, per chi non lo sapesse, sono Dark Andros qui su YouTube. Voglio ringraziare Victor Lazzolo 88 per questo scambio di canale in questo primo aprile, un'iniziativa che è stata promossa da Google. Noi abbiamo deciso di farlo insieme. Victor Lazzolo 88, che oggi ho preso un po' in giro, direi un maldestro tentativo di prenderlo in giro ed imitarlo. YouTuber e persona che stimo, un amico, quindi lo voglio ringraziare davvero tanto. E credetemi, non è facile far finta di essere Victor Lazzolo 88, di far finta di dare una critica. Insomma, io l'ho preso un po' in giro, spero che voi siate riusciti a seguirmi in questo delirio che ho tirato fuori così su due piedi. Ma pensate cosa vuol dire avere questa capacità di critica, non tutti ce l'hanno. Lascio a Victor l'arduo compito di continuare questo stupendo lavoro che sta facendo qui su YouTube, e vi consiglio di andare a vedere, o qui sulla mia mano o con il link nella descrizione, il Dark Andros Lifestyle condotto da Victor Lazzolo 88, che è croccante. Vi ricordo di mettere un bellissimo mi piace sotto questo video, che aiuta tantissimo, di commentarlo, ma soprattutto di condividerlo con i vostri amici e con le vostre amiche. Ovviamente iscrivetevi al canale di Victor Lazzo 88 e seguitelo sulla sua pagina Facebook che porta il medesimo nome. E ovviamente noi ci vediamo in un prossimo video, probabilmente sul mio canale. Ma molti di voi si staranno chiedendo: ma com'è possibile una recensione così breve sul canale di Victor Lazzo 88? Bene, è per questo motivo che vi introduco alla seconda parte di questa recensione, una seconda parte oserei dire ristretta, però colma di significato.
Thank you.
Thank you.
Bye.
Bye.
Thank you.